Ormai sappiamo tutti che fare il genitore è praticamente un secondo lavoro e anche se si impara con l'esperienza è sempre meglio essere pronti e avere un supporto. Quindi abbiamo qui con noi la dottoressa Paola Campanaro del Centro Clinico La Quercia che risponderà alle domande più comuni per aiutare proprio i genitori. E quindi, dottoressa, affrontiamo il tema dei nonni che spesso sono un supporto grande nelle famiglie e rappresentano quasi dei secondi genitori per i bimbi. Mettono un po' bocca nelle decisioni dei genitori, o comunque si sentono legittimati a intervenire nel rapporto tra genitori e figli. Lei cosa pensa di questo? I nonni dobbiamo dividerli in due grandi categorie, quelli che sostituiscono i genitori e quelli che invece fanno i nonni, quindi vedono i nipoti qualche volta. Parliamo di entrambe. Partiamo dalla prima, cioè i nonni che sostituiscono i genitori. Sono nonni che si devono allineare sulle linee educative dei figli. Difficilissimo compito perché sono persone che hanno già fatto i genitori e si trovano in un'età più tarda, quando ormai o hanno anche voglia di godersi la pensione oppure hanno degli acciacchi e non hanno più tutte quelle energie, sia mentali che fisiche, perché verissimo, fare genitore è non tanto, forse il primo lavoro, forse anche il lavoro più difficile a cui siamo chiamati in età adulta. E si trovano a riproporsi come genitori e serve quel polso e per poter reggere a questi bambini che hanno bisogno di confini, di regole, dei no, e reggere a un no, reggere a un capriccio. Il bambino che vuole giocare, che ti scappa avanti e indietro, non è sempre facile. E quindi qual è, rispetto a quello dei genitori, il ruolo dei nonni, cioè il ruolo giusto dei nonni? Ecco, il giusto nel mio lavoro, oddio, dopo 25 anni di pratica clinica, penso che non esista un giusto, ecco, c'è un modo di fare il nonno. Certo è che se mi sostituisco al genitore, quindi resto col nipote tutti i pomeriggi, gli faccio fare i compiti, poi il genitore arriva alle 7, alle 6 e mezza, alle 7 a prenderlo, finito il lavoro, devo coordinarmi rispetto a quelli che sono i valori educativi che mio figlio, mia figlia, mia nuora, mio genero vogliono portare avanti nella educazione con i nipoti. Per esempio, se loro decidono che non devono mangiare junk food, schifezze, ok, non posso dargli tutti i pomeriggi le patatine. O la Nutella col pane Nutella. Oppure se decidono che non si guarda la televisione nel pomeriggio perché la guarderanno alla sera, mezz'ora prima di andare a letto, allora io non posso non fargliela vedere. Ecco, oppure ancora, se decidono che tutti i pomeriggi devono giocare all'aperto, perché per i genitori è un valore il fatto che ci sia il gioco all'aperto, il nonno in questo caso si allineerà su questa linea. Generalmente i nonni trasgrediscono e fanno quello che vogliono. Perché trasgrediscono? Trasgrediscono perché il compito del nonno è quello di radicare nella cultura familiare e anche nella cultura sociale i nipoti. Quello è il compito. Mentre il compito del genitore è quello di dare le regole, i confini, capire cose sì, cose no, quindi è un lavoro molto più faticoso. Quello del nonno per radicare significa che ti vizio. Ti vizio, così tu ti affezioni alla tua cultura familiare, alla tradizione del nostro paese, del nostro borgo, che ne so, e ti tramando anche le tradizioni piuttosto che il dialetto, piuttosto che delle piccole abitudini anche familiari, e quindi faccio proprio da vecchio saggio in qualche modo e ti tramando queste cose. In questa dinamica, prego. Dicevo, come dovrebbe muoversi un genitore quando entra in contrasto magari con il nonno nel momento in cui succedono queste dinamiche, magari il vizio, il regalo di troppo, o appunto il voler criticare l'atteggiamento del genitore o mettersi in mezzo al rapporto tra genitori e figli? Come gestisce il genitore? Io credo di dire una cosa molto scomoda in questo momento, me ne rendo conto e mi assumo tutte le responsabilità senza andare a ricattare il nonno, che è o fai come ti dico io, o ti porto via il nipote, non ti porto più il nipote da te. Questo è un brutto ricatto, io lo eviterei, perché se il nonno non riesce è perché lui, da un punto di vista energetico,
mentale, culturale, ma saranno affaracci suoi se non ci riesce? Possiamo lasciare al nonno la possibilità di fare il nonno e anche di non avere quel coraggio di dire di no al figlio o alla figlia quando gli dicono mi tieni tutti i pomeriggi, nipote, perché io devo lavorare, per paura di far ferire il figlio o la figlia, magari dicono di sì. Poi trasgrediscono, danno troppi regali, danno le caramelle, fanno vedere troppa televisione, eccetera. A quel punto il genitore deve chiedersi cosa voglio per mio figlio, sapendo che il periodo 0-7 anni è il periodo dove si forma la struttura di personalità e se io non ho una buona direzione in quell'epoca lì, ne subirò le conseguenze anche nelle epoche successive. Quindi, prima cosa, preferisco perché mi costa troppo una persona, una tata, una babysitter che mi può supportare. Avere i nonni anche se trasgrediscono? Secondo, faccio fatica economicamente, quindi devo accettare questa cosa? Terzo, non ho delle risorse nel territorio, quindi non posso accedere a un doposcuola oppure a un posticipo. Quarto, non riesco ad organizzarmi tempi di lavoro con i tempi della vita familiare, perché se faccio un figlio devo chiedermi, riesco tra me e il papà di mio figlio a bilanciarci in modo che i nonni li attivo 2 volte alla settimana, gli altri 3 giorni tra me e il papà del bambino o della bambina ci organizziamo per tornare a casa nell'orario per poi prevedere insomma, la gestione del figlio nel post scuola. Ecco, quindi queste sono le domande che il genitore si deve fare e le conseguenze successive sono quelle che lui dovrà accettare senza a quel punto lamentarsi, perché si sa, è impegnativo un figlio anche economicamente? Sì, in questo caso sì, se voglio mantenere il lavoro devo poter avere qualcuno che mi sostituisce, oppure devo ridurre gli orari di lavoro o cambiarli o gestirmi. Sicuramente ci sono dei cambiamenti da fare. E ci sono delle volte in cui bisogna vedere i nonni, secondo lei? Cioè, c'è una regola in questo caso? Ha parlato comunque di organizzazione, quindi. Allora, una regola aurea della serie, quella va valida per tutti, non esiste e per fortuna non esisterà mai nel campo educativo. Tuttavia, se vogliamo parlare di nonni con funzione da nonni, una volta alla settimana, 2 volte alla settimana sono più che sufficienti, ok? Se invece sono nonni in sostituzione del genitore, allora sono quelli che tutti i pomeriggi vanno, fanno, si prendono cura, fanno i compiti col figlio, gli fanno la doccia, gli danno da mangiare, quella è funzione genitoriale. Allora lì il genitore sta abdicando. Non puoi protestare se poi le persone a cui affidi i figli non seguono la tua linea, perché se è una tata, se è una babysitter, la addestri, se non ti va bene ne scegli un'altra. È difficile trovarle, sì, vero, sono d'accordo, vivo nel mondo anch'io, però hai un potere superiore. Con i nonni c'è sempre una sorta di ricatto affettivo sotto, quindi le dinamiche sono più viscide. Ma bisogna un po' accettarle queste dinamiche o bisogna. Questo è il grande compromesso di cui parlavamo prima. Se io le accetto, poi però non mi devo lamentare delle conseguenze. Se invece penso che per i miei figli sia meglio questa linea educativa e vedo che pur dicendoglielo con amore, con rispetto, i miei genitori continuano a dargli cibo e spazzatura tutti i pomeriggi, li piazzano davanti alla televisione, e non fanno i compiti come vorrei, io devo decidere di cambiare strada. Cambiare strada significa modificare gli orari di lavoro, trovare una tata che mi dia un supporto, trovare un altro ambiente che possa, che ne so, un doposcuola o organizzarsi con le mamme dei compagni per dire un giorno lo tiene la mamma di Giovannino, il giorno dopo lo tengo io e tengo anche tuo figlio e ci scambiamo. Ecco, anche una, come dire, solidarietà tra mamme è una buona strategia. Dottoressa Campanaro, la ringrazio tantissimo per i suoi consigli che sono sempre utili e possono veramente fare la differenza nella vita dei bambini e anche soprattutto in quella dei genitori. Noi ci vediamo sempre qui la prossima volta con il nostro manuale di istruzioni. Grazie a voi, ciao e buona continuazione a tutti. Baci.